Ciao a tutti, oggi prepariamo degli gnocchi al salmone, una ricetta classica che noi trasformeremo appena sostituendo la panna con del formaggio spalmabile e profumandoli con il limoncello che è un liquore di limone. Ingredienti per due persone: 600 g di gnocchi, 100 g di salmone affumicato, mezza cipolla bianca, 100 g di formaggio spalmabile, 30 g di parmigiano grattugiato, mezzo bicchierino di limoncello, prezzemolo, olio extravergine di oliva e sale. Tritiamo finemente mezza cipolla bianca. Poi tritiamo i 100 g di salmone affumicato. In una padella sul fuoco mettiamo un giro d'olio e facciamo soffriggere la mezza cipolla bianca tritata. Quando inizia ad imbiondire aggiungiamo il salmone, lo facciamo cuocere 2-3 minuti e lo sfumiamo con il mezzo bicchierino di limoncello. Sfumato il limoncello aggiungiamo il formaggio spalmabile, lo facciamo sciogliere bene, se necessario possiamo aggiungere anche un goccino d'acqua, fin quando non otterremo una bella crema al salmone. Ora cuociamo gli gnocchi. Mettiamo dell'acqua a bollire, come questa inizia appunto a bollire, la saliamo e ci tuffiamo gli gnocchi. Questi sono pronti non appena vengono a galla. Prendiamo una schiumarola e li tuffiamo direttamente nella padella dove abbiamo il nostro condimento al salmone. Ora non ci resta che insaporirli bene con il condimento. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato, una spolverata di prezzemolo fresco tritato fino fino e li facciamo riposare giusto un paio di minuti. Poi li possiamo impiattare ed ecco qua il risultato finale della ricetta di oggi. Una ricetta molto semplice, anche velocissima da fare, ma sempre gustosa e apprezzata da tutti. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci!